Renzi, tra luci e ombre, più ombre che luci, si sta andando avanti e noi aspettiamo che il prossimo 22 febbraio vengano scoperte le carte. Abbiamo percorso tutta la provincia con oltre 50 assemblee di istituto, dove abbiamo cercato di far conoscere quali sono i punti importanti di questa riforma, punti che avranno, che non potranno che avere delle enormi ripercussioni sulla scuola, i punti più delicati quali sono la questione della progressione di carriera dei docenti, la risoluzione del problema del precariato, i rapporti scuola-lavoro, la banca delle ore. Abbiamo cercato di informare perché i docenti fossero coscienti di quello che bolliva in pentola e la risposta che abbiamo avuto è stata la stessa che poi è stata riportata nel sondaggio nazionale, di forte critica. Di questo ci parlerà Rino. Buongiorno, care colleghe e colleghi. Intanto grazie alla Gilda di Bologna per questo invito. Io voglio fare i miei complimenti a Giovanni, a Stefano e a tutti i colleghi della Gilda di Bologna, perché qui l'associazione sul territorio è sempre più forte, molto radicata. So che qui sono state fatte tantissime assemblee in provincia e quindi vi hanno informato ampiamente sulla questione della buona scuola. Appare subito che c'è un'idea piuttosto fantasiosa di scuola, confusa, avulsa da quella che è la realtà e che si vogliono far passare alcuni concetti. Il concetto fondamentale sta già nel nome. Vogliono fare la buona scuola perché significa che quella attuale non è una buona scuola. In questo progetto c'è una parte iniziale che tutti abbiamo considerato positiva, che è la promessa di assunzione di quasi 150.000 precari. Siamo tutti favorevoli alla stabilizzazione dei precari. Ed era una parte obbligata poi, non è stata una bontà del governo, semplicemente perché sapevano perfettamente che sarebbe successo quello che è successo, e cioè che a seguito dei ricorsi presentati, e i primi siamo stati noi della Gilda che siamo partiti nel lontano 2006, la Corte di Giustizia Europea ha condannato il governo italiano per l'abuso dei contratti a termine, perché non si possono tenere le persone in servizio, dice la Corte di Giustizia, più di 36 mesi senza poi procedere alla loro stabilizzazione. Al di là della buona scuola, c'è stato qualcosa di molto grave che è successo e che questo governo ha praticamente interrotto le relazioni con i sindacati tutti. Ma quando vai a toccare alcune materie, l'orario di lavoro, la retribuzione, la carriera, beh, ditemi voi se questa non è materia da trattare con i sindacati. Ebbene, invece stanno continuando, hanno presentato questo progetto, hanno tentato una consultazione diretta con tutto il popolo italiano. Il Presidente del Consiglio nel video ha detto perfettamente che anche la nonna di Pierino aveva il diritto di dire la sua opinione sulla buona scuola. Beh, questa consultazione, sapete, non ha avuto gli esiti che loro si attendevano, perché la partecipazione è stata scarsa e di quelli che hanno partecipato molti hanno contestato. Per esempio, il punto nodale più contestato qual è stato? La carriera degli insegnanti basata non più sugli scatti di anzianità ma sui cosiddetti scatti di competenza. C'è un difetto fondamentale in questo progetto di riforma del governo Renzi, e che non investono un centesimo sulla scuola. I soldi non ci sono, siamo in un periodo difficile, e allora fanno una specie di gioco delle tre carte. Leviamo gli scatti di anzianità, prendiamo i soldi da tutti e li diamo a pochi con gli scatti di competenza. Anche il docente, facente parte di quel 66% di bravi, che per tutta la carriera prendesse lo scatto di competenza, andrebbe comunque a prendere meno di prima con i vecchi scatti di anzianità. In tutti i paesi gli insegnanti hanno una carriera di anzianità, che non è una cosa strana, non è un privilegio, è una cosa normalissima dappertutto. A prescindere che anche in Italia, nei contratti del privato, tutti hanno gli scatti di anzianità. Poi hanno fatto una costruzione fantasiosa su come conseguire questi scatti di competenza. Fantasiosa e anche offensiva. Noi sappiamo benissimo che cosa significa insegnare e che cos'è un buon insegnante. Il buon insegnante è semplicemente quello che conosce ciò che deve insegnare, quindi le proprie discipline, le proprie materie, e che poi sa trasmetterlo agli alunni. Andare a valorizzare chi fa cose diverse dall'insegnamento non produce
né buoni insegnanti né buona scuola, e questo la Gilda, a differenza di altri, l'ha sempre detto ad alta voce. Noi a febbraio pubblicheranno una nuova proposta di cui a oggi però non si sa niente, perché alla faccia della trasparenza questi non danno alcuna informazione su quello che stanno preparando, come se loro fossero i signori assoluti e come se i contratti di lavoro ormai non servono più, perché tanto se li scrive il datore di lavoro da solo. Chi valuterà quel terzo dei bollini da accumulare per far parte del 66% di docenti bravi? Oggi si svela un'altra parte del mistero e ci racconta oggi su Repubblica il sottosegretario Faraone che si costituirà in ogni scuola un nucleo di valutazione composto dal dirigente scolastico, da 3 docenti esperti e uno studente nelle scuole superiori, sostituito dal genitore negli altri ordini di scuola. E questa commissione avrà il compito di dare la valutazione didattica sugli altri e avrà anche il compito, sta scritto, sta anticipato, poi non sappiamo quanto sia vero perché sono le anticipazioni di un giornale, non abbiamo nessun testo di legge, avrà anche il compito di stabilire al termine dell'anno di prova se il docente deve essere stabilizzato o meno. Ma qui si mettono le premesse per la distruzione della scuola pubblica, perché quando noi dovremo un domani essere condizionati da studenti e genitori e avere il loro benestare per poter essere valutati positivamente, guardate, vuol dire che abbiamo smesso di poter fare seriamente il nostro mestiere di insegnanti, perché dovremmo semplicemente trasformarci in agenti di pubblica relazione per accattivarci il favore di chi ci deve valutare. È una cosa che dobbiamo fare il possibile per non far passare, colleghi. Dobbiamo batterci con tutti gli strumenti, a cominciare da quelli intellettuali. Abbiamo fatto dei sondaggi, come Gilda, e l'abbiamo affidata alla società esterna per sapere il pensiero dei colleghi su alcune tematiche. La grande maggioranza degli insegnanti italiani non ha nessun pregiudizio rispetto all'essere valutati, ma pone 2 semplici condizioni che sono ragionevolissime, e cioè che chi deve valutare un insegnante sia una persona esperta di insegnamento innanzitutto, primo, e secondo che sia indipendente rispetto al luogo dove lavora l'insegnante. Il problema qual è? È che qui i nostri governi non hanno intenzioni di spendere, perché in alcuni paesi ci sono dei sistemi di valutazione. Il problema è che costano, perché un sistema di valutazione vuol dire che devo prendere, fare un reclutamento, selezionare, formare dei reclutatori e poi mandarli nelle scuole per valutare 723.000 insegnanti, e so, non ho idea, ma servirebbero almeno 10.000 persone specializzate su questo compito. Allora, siccome i soldi non ci sono, si lascia dar corso alla fantasia. Sicuramente un sistema interno alla scuola non costerebbe assolutamente nulla. Sicuramente il dirigente scolastico già lo pagano, e c'è un'idea anche qui perversa dell'autonomia. Perversa, un'autonomia che è incentrata su un potere sempre più grande di una sola persona vista come manager di un'azienda, è una cosa profondamente sbagliata rispetto all'ambiente scolastico, che è un ambiente di educazione e di istruzione e non è né una caserma, né un ente locale, né un ASL. La scuola è un luogo delegato alla trasmissione dell'istruzione e dell'educazione alle future generazioni. Non è che si può valutare come luogo dove si producono le bottigliette di plastica e possiamo vedere chi ne produce di più e chi ne produce di meno. Penso, colleghi, che dobbiamo reagire con forza dal punto di vista culturale, vi dicevo, dal punto di vista sindacale anche. Un'ultima cosa importante, vi devo dire, colleghi, è la questione delle RSU. Il 3, 4 e 5 marzo saremo chiamati a votare per il rinnovo di questi organismi. Abbiamo tempo fino al 6 di febbraio per presentare le liste, e per presentare le liste abbiamo bisogno di candidati. Noi, come diceva Giovanni prima, non amiamo questo sistema di stabilire la rappresentatività dei sindacati attraverso le RSU, un sistema che non condividiamo, perché sarebbe come eleggere il Parlamento nazionale attraverso le elezioni di condominio. Avremmo preferito che ci dessero la possibilità democratica di votare
semplicemente per stabilire se quale sindacato per noi è più, interpreta di più le nostre esigenze di insegnanti. Però il sistema è questo e ci dobbiamo essere presenti, non per non perdere la rappresentatività, dobbiamo essere presenti per contare di più, colleghi, perché poi quando andiamo al tavolo delle trattative nazionali, il peso della Gilda, sapete come è stabilito? Nella media tra il numero degli iscritti ai sindacati e i risultati ottenuti all'RSU. Siamo cresciuti come iscritti, abbiamo avuto tante adesioni in più e di questo io ringrazio i colleghi. Però abbiamo bisogno dell'altro 50%, cioè perché le nostre idee, comprese quelle sulla buona scuola, l'idea che noi abbiamo della professione docente, possano contare al tavolo delle trattative nazionali, abbiamo bisogno dei voti dei colleghi alle elezioni RSU, che servono non soltanto per eleggere quello che va a fare il contratto d'istituto, ma servono anche per determinare il nostro peso nazionale. Allora, se voi condividete le nostre idee, sappiate che se nella scuola non si fa la lista, noi i voti non li possiamo prendere. È per questo motivo che chiedo, se nelle vostre scuole c'è già la lista, siamo a posto, ma se non c'è, informatevi, date la vostra disponibilità a candidarvi, perché, colleghi, se vogliamo difenderci, se pensiamo che la Gilda sia l'associazione che più ci rappresenta, la Gilda può rappresentarvi soltanto se prenderà più voti alle prossime RSU, può rappresentarvi bene. E per far questo occorre che qualcuno si sacrifichi e si candidi in ogni scuola della Repubblica Italiana. Quindi dobbiamo fare uno sforzo molto grande, sapendo che questo poi sarà un piccolo contributo, messi insieme tanti piccoli contributi ci daranno più forza anche per difenderci da queste pseudo riforme, perché sarà anche un referendum sulla forza che sta avendo ogni sindacato, perché poi la realtà sta nelle cose. Andate sui siti dei vari sindacati, vedete chi si muove, chi protesta e chi si occupa di altro. Noi ci occupiamo di queste cose, non tutti fanno lo stesso. Allora, se ritenete che sia importante che la Gilda sia ai tavoli e che conti tanto, guardate, credetemi, abbiamo veramente bisogno che ognuno di voi, ognuno di noi, si chieda che cosa posso fare nel mio piccolo. Posso scrivere lettere, ma potete anche, con una semplice candidatura nella vostra scuola, aiutarci a ottenere dei voti che poi potremo usare tutti insieme al tavolo delle trattative nazionali.